sculture trasformabili in ferro e acciaio che richiedono l'intervento dell'artista e del visitatore per essere messe in movimento, decostruite, ricostruite, assecondando le qualità dinamiche della realtà dello spazio in continua evoluzione. Le opere processuali di Nicola Carrino sono sistemi plastici aperti, in continuo divenire, che racchiudono le loro forme essenziali e modulari numerose potenzialità di configurazione. Quando negli anni 60, all'inizio, proponiamo il superamento, si diceva allora, della pittura, nel senso che nell'analisi che si faceva proprio del fare pittura, giungendo all'informale o essendo giunti all'informale e quindi alla conoscenza della materia come tale, del fatto pittorico, si intendeva dare oggettualità intrinseca, tridimensionale a quella materia. Carrino fonda con Nato Frascà, Gastone Bigi, Achille Pace, Pasquale Santoro e Giuseppe Uncini il gruppo 1. Nel dicembre del 62 il gruppo è già costituito e c'è un articolo che ricordo sulla Fiera Letteraria di Giancarlo Politi al dicembre che dice: nato a Roma il gruppo 1, e credo che sia stato lui a dare forse volontariamente questa definizione del gruppo 1, che per noi poteva significare il numero 1 e l'unità, il principio per cui insomma nasce la forma, va indagata la forma in quel senso e tutto si riconduce all'unità, insomma, no? Carrino ha partecipato a diverse edizioni della Biennale di Venezia, di Parigi, di San Paolo del Brasile e della Quadriennale di Roma. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni italiane e internazionali.